Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Non Aprite Questo Vlog. Oggi siamo qua a fare la seconda puntata di Mercatini Horror o Horror Hunter, insomma, come volete. Allora, sono andato di nuovo a fare dei giri, a cercare dei film a poco, quindi usati, ma ho trovato anche una cosa nuova. Scrivetemi nei commenti se anche voi andate in cerca di questi posti qua e magari ci scambiamo anche informazioni. Allora, ho trovato un bel po' di roba, ragazzi, guardate qua. Trovato. Allora, partiamo da questo, L'alba dei morti viventi, il remake del... questo è un remake del 2004 di Zack Snyder, è un remake del film di Romero del 1900... del 1978, insomma io avevo 2 anni praticamente. La trama del film la ricordo poco, nel senso che veramente, cioè, sono passati un sacco di anni, però quello che mi ricordo è che la scena iniziale che introduce il film, che catapulta la gente, gli spettatori, nell'apocalittico mondo degli zombie, è fatta molto bene. A me piacciono molto i film apocalittici, quindi adoro queste scene qua, no? Iniziali dove va a rotoli. Quindi, fantastico film, e mi sa che me lo riguardo anche. Poi ho trovato, e non ho resistito proprio, non ho resistito. The Little Shop of Horror, la piccola bottega degli orrori, l'ho trovato in inglese, edizione boh. Allora, questo film qua è un film di Frank Oz del 1986 ed è un musical. Allora, non è tanto horror, cioè, nel senso, non è horror nel senso di che fa paura, è horror perché comunque il tema è horror, cioè la pianta carnivora diventa gigante, eccetera, eccetera. Però non è horror, però comunque sono quel genere di film. Commedia horror che a me piace avere. Poi oltretutto qua ci sono degli attori della Madonna. C'è Bill Murray, poi c'è Steve Martin, poi c'è Ricky Moranis che è il nerd di merda che c'è il nerd di merda che c'è in Ghostbuster, che io l'ho sempre, cioè in Ghostbuster l'ho sempre odiato. L'ho sempre odiato, invece qua è bravissimo, invece è bravissimo, cioè nel senso è bravo anche in Ghostbuster, però mi stava antipatico il personaggio, mentre invece è simpaticissimo anche in Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, eccetera. Insomma, praticamente lui compra questa, lui lavora in un negozio di piante e compra questa piantina da un cinese che poi scopre che questa piantina vuole bere del sangue, più beve, più diventa grossa, è famelica, vuole mangiarsi la gente. Poi ho trovato, l'altra settimana avevo trovato The Eye 2, questa settimana ho trovato The Eye 1, che è praticamente è un film del 2002, i registi hanno un nome complicatissimo, si chiamano Oxy Depan Chung e Danny Pang, sono due gemelli. Da questo film poi è nato il sequel che è The Eye 2, poi hanno fatto anche un remake indiano e poi hanno fatto anche un remake americano con quel gran pezzo di Topa di Jessica Alba. E questo è quanto. Poi facciamo una pausa. Oggi ho indossato questa fantastica... Ma è sporco? Certo che sono proprio un maiale. Ho indossato questa fantastica maglia, che è la maglia dell'Umbrella Corporation, che potete trovare insieme a tante altre fantastiche maglie horror, perché ci sono, su Pumping. Se usate il nostro codice avete uno sconto di 15%. Il codice è NAQB666. Usatelo se comprate magliette lì. Niente, ci tenevo a avere. Ho anche le calze dell'Umbrella. Allora, a proposito di Umbrella, eccetera, eccetera, sempre nei miei giretti ho trovato... Ah, sti film li ho pagati tutti 1,90 euro. Se, poi dopo sì, tutti 1,90 euro, tranne l'ultimo che poi vi dirò. Vabbè, qua parte pioggia di insulti perché ho comprato Resident Evil con Milla Jovovich e Michelle Rodriguez, che mi è sempre stata sul cazzo. Bellissima ragazza, ma con questo grugno così tutta incazzata che vuol farla dura. A me queste robe mi danno proprio sui nervi. Praticamente è un film del 2002 di Paul Anderson, che praticamente è ispirato alla saga del videogioco Resident Evil. Io mi ricordo quando uscì che era famoso perché ad un certo punto, per una frazione di secondo, si vede la patata di Mila Jovovich. E quindi praticamente solo per questa cosa qua vi metto anche il frame.
milioni di persone sono andate a vedere questo film qua per vederla una frazione di secondo, la patata, ma insomma la patata non è che vedi, insomma per vederla alla Milla, per vedere cos'ha la Milla tra le gambe. E, insomma il film snatura totalmente l'atmosfera del gioco, prende solo praticamente degli spunti qua e là, eccetera. E lo stesso vale per questo seguito che è Resident Evil Apocalypse. Che però io sono affascinato da tutto questo. Cioè, a me comunque, insomma, io piglio tutti i film horror che ci sono. E quindi Apocalypse e via. Aia. Apocalypse che è ispirato ai fatti di Resident Evil 3, Nemesis e Resident Evil 2. Insomma, ci sono un po' di riferimenti a qualcosa. In totale mi sembra che siano sei film. Non so, non credo neanche di averli visti tutti. Poi, ultimo DVD che ho comprato alla modica cifra di 1,90 euro è Ring of the Birthday. L'ho detto bene? Film giapponese del 2002, no, del 2000, di Norio Tsuruta. E praticamente questo film qua è ambientato 30 anni prima dei fatti di Ring e racconta la vita di Sadako Yamamura quando aveva 19 anni. Insomma, questo qua è l'ultimo DVD che ho trovato. Ora, ultima chicchetta. Voi mi direte, ma che cazzo hai comprato a fare? Lo so, però non ho resistito. Ho comprato a 1 euro il VHS di Arak Attack. A me piacciono questi film qua. Ora, questo qui non. Tra l'altro è nuovo, di pacca. Sigillato, non è mai stato aperto, ma si vede comunque che è stato aperto. Allora, ragazzi, questo è tutto per la rubrica Marchettini Horror. Mi raccomando, ragazzi, perché per me è uno sbattimento farli, quindi sostenetemi, cazzo, con un like, con un commento. Ma poi di che cazzo avete paura? Cioè, ma scrivetemi ciao, scrivete primo, scrivete l'ho visto, oppure scrivetemi non l'ho visto, oppure scrivete quanto sei bello, eh? Oppure scrivetemi quanto è bello il tonnello. Dai, scrivetevi, scrivete un commento, mettete like, iscrivetevi al canale e se volete condividete anche questo video in giro per vari gruppi Facebook. Ci vediamo al prossimo video.